Quando vuoi tu, partiamo. Intanto tolgo l'audio che tossisco. Ciao Rita, ben trovata. Bene, Bene, siamo siamo live. live. Buonasera a Buonasera a tutti tutti per l'episodio l'episodio del di lunedì sera sera di di Restart, Restart, nel ciclo ciclo di di webinar webinar di di Utopia, Utopia, che è che è parte parte dell'iniziativa dell'iniziativa Repubblica Repubblica Digitale Digitale della della Presidenza Presidenza della della Repubblica, Repubblica, in particolare del Dipartimento per l'Innovazione e del Ministro per l'Innovazione. E stasera abbiamo l'onore di avere con noi Flavio Marciano, che io non c'è neanche bisogno di presentare, ma giusto per dire qualcosina così rapidissimamente, è rapidissimamente, è stata stata già già assessora a assessora a Roma Roma Capitale, Capitale, un'esperienza un'esperienza estremamente estremamente importante. importante. Adesso Adesso è è ci ci onora onora anche anche in in Utopia Utopia come come vicepresidente, vicepresidente, ha ha poi poi una una esperienza esperienza pluridecennale pluridecennale di di docenza docenza nella, nella, varie varie università università italiane italiane ed ed è è un'esperta un'esperta riconosciuta riconosciuta a a livello livello internazionale internazionale di di open open source. source. Stasera Stasera parleremo parleremo di di questo, questo, parleremo parleremo di di openness. openness. Openness Openness che che significa significa non non soltanto, soltanto, non non soltanto soltanto open open source, source, ma ma open open in in tanti tanti sensi sensi diversi. diversi. Open Open data, data, ad ad esempio, esempio, open open knowledge, knowledge, open open government. government. Fino Fino ad ad arrivare arrivare a a un un modello, modello, se se vogliamo, vogliamo, di di open open society, society, in in cui cui open access, open access in ambito accademico, accademico, certo. certo. E L'openness l'openness in in generale, generale, bene, bene, vedo vedo che che ci ci sono sono tante tante persone persone che che si si stanno stanno aggiungendo. aggiungendo. L'openness L'openness in in generale generale è è una una qualità qualità e e una, se se vogliamo, vogliamo, un un modello modello anche anche di di organizzazione organizzazione della della società, società, dell'economia, dell'economia, dello dello scambio scambio basato basato appunto appunto sulla sulla rimozione rimozione il quanto quanto più più possibile possibile dei dei limiti limiti connessi connessi alla, alla, vogliamo vogliamo dire, dire, alla alla proprietà proprietà intellettuale. intellettuale. Bene, Bene, Flavia, Flavia, apriamo apriamo questa questa chiacchierata chiacchierata di di stasera. stasera. Io Io partirei partirei dall'open dall'open source, source, perché perché probabilmente probabilmente è è tra tra appunto, appunto, i i tanti tanti aspetti aspetti dell'openness, dell'openness, quello quello forse forse un un po' po' più più noto, noto, un un po' po' più più discusso, discusso, proprio proprio più più dibattuto, dibattuto, perché perché sono sono ormai ormai forse forse 30 anni trent'anni che che se se ne ne parla, parla, anche anche di di più, più, ma ma in in Italia Italia probabilmente probabilmente negli negli ultimi ultimi 30 anni. vent'anni. Però Però l'open l'open source source continua a continua a essere essere un un po' po' il il comitato comitato di di pietra pietra in in Italia Italia della della pubblica pubblica amministrazione. amministrazione. Perché? Perché? Bella domanda, guarda, se lo sapessi sarei ricca, credo. Però l'importante mi hanno insegnato che bisogna resistere un minuto più del nemico. Forse basta un secondo, non dobbiamo smettere di combattere. Questa battaglia, che è verissimo, è iniziata troppi decenni fa, non è iniziata solo da noi, è iniziata ed è andata indietro in tanti paesi, poi è ritornata, in alcuni non è tornata ancora, e dico ancora, non mai, perché davvero io sono convinta che sia una battaglia giusta e non da talebano oltranzista, è una battaglia giusta nella pubblica amministrazione, in particolare per una serie di motivi che spero di potervi mettere sul piatto in serata. E qualcuno di voi lo sa, sono un po' malata di acronimi, di acronimite acuta, ed è così, e stasera ne ho appena inventato un altro, che è una città deve essere altro. Altro, l'acronimo sta per accessibile, libera, tecnologica, resiliente e open. Dove open declinata, come dicevi tu, open source, ma open data e open society, perché no? Open mind, magari, che non guasterebbe. Parto da una premessa per non addetti ai lavori, ma mi piacerebbe che queste domande se le facesse il politico qualunque. Che cosa deve garantire e garantirsi la pubblica amministrazione quando compra software? Che lo compri dove gli pare, come le crede, ma che cosa deve garantire a se stessa e alla pubblica, a garantire ai cittadini? Pluralismo? Nel senso che non può comprare dal signor Pinco Pallino, ma deve garantire concorrenza, sicurezza, integrazione con il software già in uso, perché se no mi tocca spendere ulteriormente per poter fare l'integrazione con il software che ho,
la continuità operativa, cioè la possibilità di poter nel tempo continuare a leggere i miei dati anche in futuro, quindi continuità operativa almeno dei dati. Con un qualunque strumento io fra un anno, due, dieci devo poterli leggere. Tra l'altro su questo sono veramente molto orgogliosa di aver partecipato al gruppo di lavoro dell'UNESCO coordinato dal professor Di Cosmo a Parigi, in cui l'UNESCO ha definito delle regole del gioco per far sì che fra un anno, 10, 100, il software che scriviamo adesso sia ancora leggibile, ed è basato ovviamente sulle licenze aperte, altrimenti non ci si riuscirebbe. L'interoperabilità, la cooperazione applicativa, sto tornando a che cosa deve garantirsi la pubblica amministrazione quando compra software, garantirsi la disponibilità del codice sorgente. Perché? Perché io devo guardare quel codice sorgente e leggere e capire che cosa fa e che cosa non fa, e magari anche andare a guardare che non faccia cose che non dovrebbe. L'esempio che faceva il professor Davoli, dell'Università di Bologna, è un altro del mondo del software libero molto, molto forte, molto competente. Un esempio veramente talmente chiaro che se io ho mal di testa e tu Roberto mi offri sulla manina 4-5 pasticchette multicolori e dici guarda prendi qua che ti passa, ti voglio bene, mi fido di te, ma forse o sei la mia mamma, se no io quelle pasticchette le lascio lì. Perché? Perché io voglio leggere il bugiardino. Non sono dottoressa, non sono neanche biologa, non sono farmacista, però io voglio leggere il bugiardino, io voglio sapere esattamente cosa c'è dentro. Perché? Perché so che qualcuno quel bugiardino lo ha stampato, qualcun altro competente, medico, farmacologo, eccetera, lo ha studiato e si spera, si pensa che abbia deciso che quelle medicine, c'è scritto anche chi è allergico a, che non deve fare questo, questa, quindi mi garantisce che qualcuno, leggendo quel software, quel bugiardino, capisca esattamente che cosa fa e non fa, in maniera da garantire, tornando al software, a me, pubblica amministrazione, che quel software faccia tutto e solo quello per cui io l'ho acquisito, quindi la disponibilità del codice sorgente, se non altro per ispezione e tracciabilità. L'esportabilità dei dati e dei documenti in formati aperti, si parla di open standard, si norma di open standard per dati e documenti da una vita, i dati non sono open, mai. Poi se vogliamo possiamo parlare anche del linguaggio. Troppe volte si usa la parte per del software anziché lo strumento, quindi garanzia di sicurezza anche rispetto alla privacy, la non dipendenza da un unico fornitore, da un'unica tecnologia, quindi ancora una volta concorrenza e pluralismo. Io ho Gmail, vero, se domani Google si svegliasse male e mi dicesse cara Flavia se tu vuoi le tue mail mi devi dare 1 miliardo, gli dico tientele, mi dispiace un pochino ma non è grave. Io pubblica amministrazione non posso rischiare di essere ricattata, quindi io devo avere la garanzia di poter cambiare fornitore, senza magari vincoli o costi eccessivi, perché è chiaro che se io non ho nemmeno la struttura dei miei dati, perché non mi è stata data nemmeno il codice sorgente, ma neanche la struttura dei dati, il prossimo deve soffrire come un cane per poter rielaborare, riprendere tutti i dati e definire il fare il nuovo software. E possibilmente, ovviamente ultimo ma non ultimo, è anche il total cost of ownership, quindi il costo totale dell'offerta. Poi il codice dell'amministrazione digitale, non Flavia Marzano, anche perché ce l'ho scritto anch'io quel pezzettino di articolo del codice dell'amministrazione digitale, ma diciamo è normativa di questo paese. Il codice dell'amministrazione digitale richiede di essere proprietaria la pubblica amministrazione del software custom, ovvero io ti chiedo, faccio una gara dietro mie specifiche, che cosa voglio che faccia il mio software, io devo poterne possedere il software, devo essere proprietaria. Proprietaria significa che devo avere la licenza mia. Se vogliamo andare
a guardare la storia dolorosamente, il primo disegno di legge che io mi ricordo è del 2002 dell'allora senatore Fiorello Cortiana, è ancora là, poi l'ha presentata alla Camera dei Deputati Pietro Folena, sempre nel 2002, un progetto di legge in cui si parlava di garantire pluralismo informatico, garantire a un cittadino la libera scelta di piattaforme informatiche, cose di questo genere. Poi 2003 una direttiva e sviluppo e utilizzazione di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione. 2004 tantissimi enti locali, pubbliche amministrazioni locali come regioni, in particolare la prima, la regione Toscana, legge 1/2004, una legge che forzava l'obbligo di adozione di software libero laddove fosse possibile da parte delle pubbliche amministrazioni toscane. Sono passati 16 anni, ahimè, e non è ancora vero, nel senso qualche volta sì e qualche volta no. Poi è arrivato nel 2006 il ministro Nicolais, che ha detto evitiamo di legarci alle grandi aziende di software, chapeau, ma siamo ancora là. E ha sempre sue parole, la pubblica amministrazione ha bisogno di software liberi. Vincenzo Vita, 2009, con Luigi Vimercati, altro disegno di legge. Ma allora perché? I motivi che io ho sono alcuni miti sbagliati del software libero, open source, poi se volete andarvi a guardare le differenze, per chi non lo sa, le trovate facilmente, ma comunque diciamo una licenza che mi permetta di poter leggere che cosa fa quel software, quindi avere il codice sorgente, riutilizzarlo come preferisco, modificarlo come credo e ridarlo a terzi come mi pare. Detto questo, perché non ci siamo ancora riusciti, nonostante siano decenni che in tantissimi, anche tante associazioni? Uno è un problema, di una brutta sindrome che c'è nella pubblica amministrazione, che è la not invented here. Non è stata fatta qua, quindi io politico arrivo a fare all'assessore, il sindaco, il presidente di regione, il ministro, non importa cosa, in un'amministrazione, e sparecchio tirando via la tovaglia, quindi se qualcosa di buono è stato fatto manco lo so. Vi potrei raccontare esperienze, ma insomma non abbiamo tempo, esperienze di tovaglie tirate via in questo modo demenziale, ma anche dai dirigenti, non solo dal politico. Arriva un nuovo dirigente, manco si occupa di capire cosa è stato fatto di buono dal dirigente precedente e ricomincia da zero. La cosa più banale, più bieca negli errori tipici è il software libero è gratis e i casi sono due, o non vale niente o non esistono pasti gratis come dicono gli americani, quindi c'è dietro qualcosa, non mi piace. In realtà la gratuità non è l'elemento che caratterizza, lo sappiamo bene. Poi chi dice affidabilità, ma chi me lo manutiene, perché io sai ciò, nessuno ti impedisce di fartelo manutenere. Ovviamente, così come quando compri un database proprietario, l'azienda che te lo vende ti garantisce la manutenzione, quando acquisisci un software, un database non proprietario, c'è una comunità, poi comunque ci sono le imprese che lo fanno, puoi chiedere alle imprese, fare una gara dicendo ok, io mi scarico questo database open source, voi imprese, e fai una gara. Chi mi garantisce la manutenzione, l'adattare ai miei dati, a questi, eccetera, eccetera, tutto quello che serve, scommettete che lo trovate. Quali sono quindi le opportunità? Io credo che tutti, anche chi è contrario al software, contrario, poi vorrei che mi spiegasse perché è contrario al software open source e libero, ma che quando una pubblica amministrazione compra del software deve poterlo studiare. Immaginatevi anche solo università, le scuole, centri di ricerca, devo poterlo studiare, copiare e ridarlo ad altre amministrazioni, visto è principio di sussidiarietà, è acquisito in nome per conto di una pubblica amministrazione, tanto è vero che l'AGID l'anno scorso a maggio ha fatto le linee guida per il riuso e l'adozione di open source nella pubblica amministrazione. Quindi copiare e distribuire ad altre amministrazioni, lo dice anche il codice di amministrazione digitale, l'abbiamo già detto. Modificare e adattare le proprie esigenze. Io ho un software, bene, non è open source, devo chiedere all'azienda, adattamelo, modificamelo. È open source e io ho le competenze in casa, sono in grado di farmelo da sola. Non le ho, magari lo ha fatto un'altra amministrazione, posso chiedere aiuto. Manutenere nel tempo, quindi adeguamenti normativi e tecnologici, non sono ancora una volta incatenata al fornitore. Estenderlo,
migliorarlo nel tempo. Poi prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione. Io devo tenere in conto, questo lo diceva per esempio la legge toscana, quella del 2004 che vi dicevo, ve la leggo perché è meravigliosa, meglio non lo saprei dire, ve la leggo. Rimuovere, prevenire gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale. Ditemi voi se a valle di questo lockdown non abbiamo imparato davvero qualche cosa, che in questa direzione deve andare nella direzione giusta. Se poi vogliamo tornare indietro di 80 anni, se non faccio male i conti, sì, 22 aprile 1941, la legge numero 633, all'articolo 11 diceva che alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Il software è un'opera e lì dobbiamo andare. Allora torniamo a noi. Perché non ci siamo ancora riusciti? Prima di tutto, ovviamente, le lobby delle grandi aziende non open sono forti, innegabile. Fanno bene il loro mestiere, ma non è una critica la mia. Loro fanno il loro mestiere. Fanno bene a farlo. La civile, delle associazioni, ma anche le imprese, perché ce ne sono davvero tante che fanno, adottano nella loro etica e nel loro sviluppo del software open source. Perché non facciamo squadra? E questo temo che sia un problema, non so se degli italiani o di tutto il mondo, di chi sviluppa software, non ho idea, ma è una cosa che mi disturba tantissimo. Abbiamo tre cose in comune, noi diciamo 100 associazioni e 200 imprese italiane, tre sole. Una, la pubblica amministrazione deve adottare software libero, open source con licenze di, e gratuito a terzi. Bene, perché almeno su questo zoccolo non lavoriamo insieme? C'è un altro elemento che mi sono dimenticata di dire, che nel rapporto dell'AGI, dicevo prima, c'è scritto che entro aprile 2021, è domani, sono sei mesi, poco più, le pubbliche amministrazioni titolari di software sviluppato per loro conto devono rilasciarle open source, in ottemperanza all'obbligo dell'articolo 69 del CAT. È scritto. Io vorrei aggiungere una normativa, ecco, magari chiedo a chi mi sta ascoltando se ha voglia di lavorare con noi, con Eutopian e tutte le altre associazioni, imprese, amministrazioni che vorranno collaborare a questo. Secondo me servirebbe, o meglio, esiste già la normativa che chiede a me, amministrazione, che faccio una gara, che acquisto software con licenza proprietaria, allegare agli atti di gara le motivazioni del perché ho adottato una soluzione proprietaria e non open source. Beh, supponiamo per assurdo, e qui davvero è per assurdo, che davvero le amministrazioni ce l'abbiano tutte queste motivazioni. Non ci credo. Io nella mia esperienza le ho trovate raramente. Quando le ho chieste hanno masticato un po' amaro nel darmele. Ma va bene. Allora io direi che noi abbiamo bisogno di una normativa che obblighi le pubbliche amministrazioni a pubblicare nella sezione amministrazione trasparente gli atti di gara con cui dichiarano le ragioni della non adozione del software open source. Io credo che questo noi lo potremmo facilmente proporre in tanti, non so, facciamo una cosa su Change, se vogliamo milioni di firme, non ho idea, probabilmente si può anche allargare, ne parlavamo prima con Roberto, anche allargare ad altri paesi, perché non credo che sia una necessità soltanto italiana, c'è qualche paese un po' più aperto, qualcuno un po' meno, ma è un lavoro su cui dobbiamo intervenire. Nella sezione amministrazione trasparente io vorrei vedere che l'amministrazione X ha comprato il software Y ed era con licenza proprietaria per questo, questo e quest'altro motivo. Se lo mettono nell'amministrazione trasparente, sì, Nazareno dice giustamente che l'obbligo già esiste, ma non è trasparente, non è, cioè tu puoi fare accesso agli atti e ci mancherebbe anche,
Io posso fare accesso agli atti, però ci sono 8.000 comuni, poco meno, per non parlare delle 20 regioni più una, di tutte le amministrazioni italiane. Io vorrei poter fare crawling che autonomamente mi trova le informazioni che cerco. Quindi non fare accesso agli atti a 8.000 comuni dicendo adesso tu, perché se lo so su una specifica gara, so che hai fatto quella gara, so che ha vinto l'azienda X e so che non è open source e quindi faccio accesso agli atti. Va bene, ma è costosissimo per noi, perché dovremmo farne davvero tanti di accessi agli atti, è costosissimo per la pubblica amministrazione perché porta via tempo. E visto che tempo è tempo che noi paghiamo ed è, lo dovrebbero dedicare a noi per fare bene il loro lavoro, facciamola easy easy, facile facile. Sì, concordo. Ecco che servono sanzioni e rischi per i dirigenti che firmano gli atti, altrimenti rimane tutto lettera morta, purtroppo. Sì, concordo anche questo. Ma se ci fosse l'obbligo di amministrazione trasparente, lì le sanzioni ci sono. Sono previste. Se io non pubblico in amministrazione trasparente tutto quello che devo, ci sono sanzioni non indifferenti. Quindi io credo che se noi davvero riuscissimo a fare una cosa di questo genere, probabilmente qualche passetto in più lo potremmo fare, e poi qualche passetto in più lo potremmo anche fare facendo squadra. Io non so più come dirlo, veramente. Purtroppo non ci possiamo distrarre un istante. Non so se avete letto, penso di sì, molti di voi, almeno la lettera che il professor Meo ha scritto con alcune associazioni promotrici del software libero, ha scritto la ministra Azzolina, perché aveva adottato piattaforme non open source e dire: guarda che ti conviene muoverti in quest'altra direzione. Le persone ci sono, le competenze ci sono, ripeto, sia in termini di università ce ne sono di fantastiche, di amministrazioni, ci sono anche tante amministrazioni che hanno non soltanto il politico attento, ma anche il tecnico attento, che è capace di farlo, perché poi ci vuole la capacità di scrivere una gara nel modo giusto, e lì. E poi se troviamo i politici nazionali che ci supportano nell'aggiungere questa postilla al codice di amministrazione digitale, la città diventa altro, come dicevo all'inizio, cioè accessibile, libera, tecnologica, resiliente e open. E io non so se mi fermo qua. Dimmi. Anzitutto grazie per la carrellata storica che hai fatto nella prima parte del tuo intervento, perché effettivamente io anche stesso non avevo piena contezza di quante volte ci avessimo provato. Provo a rifarti qualche domanda un po' scomoda, se permetti. È talmente importante no? Che non possiamo semplicemente fermarci qua, no? Dobbiamo anche passare poi all'azione concreta, anche capire bene noi stessi, no? Peraltro stasera stiamo tenendo questo webinar su una piattaforma che non è affatto una piattaforma open source, no? Anche se avremmo potuto farlo come associazione, noi non siamo una pubblica amministrazione, siamo un'associazione, però noi stessi, pur avendo a cuore l'open source, ci faremo bene ad usarlo. Per quale ragione? Probabilmente perché è più semplice. Probabilmente no. Perché Jitsi è semplicissimo. Jitsi è semplicissimo, però è meno semplice, perché comunque richiede un minimo di manutenzione, un minimo di, o quantomeno di setup rispetto alla, invece alla piattaforma di Google, che è già lì fatta. Ma perché dico questo? Perché secondo me, tra i motivi, tu dici perché non ce l'abbiamo ancora fatta a imporre l'open source. Ma secondo te è quella la direzione, nel senso che non ce l'abbiamo ancora fatta, o in realtà la battaglia l'abbiamo ampiamente perduta? Perché oggi abbiamo un altro elemento che non abbiamo preso in considerazione, secondo me, ed è appunto il software as a service, no? Tutte le piattaforme, diciamo, dalla mail, Certo. Office Automation, qualsiasi tipo di strumento software, oggi, per esempio la videoconferenza, insomma, è tutto software as a service. Quindi
il ospitato sul cloud, e noi abbiamo semplicemente l'onere di aprire il browser e siamo già pronti. Da un lato il fornitore del servizio, quindi Google in questo caso, il software open source lo usa, e come? Perché tutta la sua infrastruttura l'ha costruita appunto sull'open source. Dall'altro noi, siccome appunto siamo di fronte ad un prodotto che è veramente troppo immediato, non abbiamo probabilmente più l'incentivo neppure alla scelta. Non so come la vedi da questo punto di vista, non soltanto noi come utenti, ma la pubblica amministrazione in sé, no? Sì e no, cioè l'incentivo secondo me ci può essere, perché no? Aggiungiamo una postilla al mio emendamento alla normativa, ci mettiamo l'incentivo, o meglio, la sanzione, come diceva qualcuno prima nella chat. Tra l'altro, visto che non tutti sono qui in chat, vorrei leggere cosa scrive Michele Pinassi: penso che sia andata anche peggio. Grandi multinazionali si sono prese il software libero, lo hanno customizzato e poi rivenduto. Sono nate sulle spalle. E non sarebbero pensabili senza open source, no? Google, Facebook, Amazon, Netflix, qualsiasi grande big tech non esisterebbe senza open source. Certamente. Guarda, in realtà mi hai fatto venire in mente un'altra legge che cito sempre molto volentieri perché è una cosa anche etica, che è la legge 4/2004, che è la legge sull'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione, fatta dal ministro Stanca allora, 16 anni fa, e i siti della pubblica amministrazione forse il 15% è accessibile, forse meno. È un delitto che una persona con disabilità visiva non possa accedere a un sito pubblico, perché tu ti fai il tuo bloggettino, Roberto, pazienza se io cieca non lo posso vedere, o ipovedente, ma è inaccettabile che tu, pubblica amministrazione, escluda un tuo cittadino solo perché è inaccettabile. Devo dire, su questo non ho dubbi. Ecco, la legge 4/2004, torno a noi, diceva: la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazioni e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso strumenti informatici e telematici. Quindi io, cittadina, grazie a quella legge di 16 anni fa, ho diritto di accedere all'informazione e ai servizi informatici, e non mi potete obbligare a comprare un applicativo, per esempio, per poter fruire del servizio che mi date. Non mi potete obbligare a comprare un applicativo per poter compilare un modulo, perché lasciamo perdere. Maria Pia Giovannini giustamente dice: ci sono problemi di costi per la manutenzione. Vero, ma la manutenzione ai noi. Allora, guarda, posso dirla una cattiveria? Sì, dai, fatemelo dire. Non ha molto a che fare con l'open source direttamente, ma con la pubblica amministrazione e il software sì. Quando sono arrivata a Roma Capitale, ho trovato all'anagrafe elettorale, stato civile, un software comprato nel 1983, con una gara fatta allora e mai più ripetuta. Per più di 30 anni lo stesso software. A mia domanda esplicita al dirigente che se ne occupava: perché? Risposta: ma sono tanto bravi. E io ho risposto: e se sono tanto bravi vinceranno una gara, perché facciamo fare una gara. Fatta la gara, incredibilmente, io ancora non mi riesco a capacitare di come sia potuto succedere, perché questi dopo 30 anni dovevano conoscere ogni singolo bittino, anche quelli nascosti di quel software, hanno perso pazienza, ma dopo un anno hanno chiuso la sede italiana. E qui do ragione a Maria Pia Giovannini, perché vivevano sulle spalle di Roma. Su cosa? Sulla manutenzione. Calcoli fatti sul risparmio, attenzione, così tiriamo fuori ANPR, che giusto ieri qualcuno mi ha detto: ma perché Roma non è ancora su ANPR? Roma non è ancora su ANPR per colpa di questa cosa, perché purtroppo da quando abbiamo fatto la gara, quando è stata aggiudicata, ci sono sempre, tutti gli anni, state 2-3 elezioni, dal referendum di Renzi, al referendum al municipio A, al municipio B, al municipio C, le politiche, e quindi... Visto che quel software non era solo anagrafe ma anche elettorale,
bisognava salvaguardare la possibilità dei romani di votare, se non mi immaginate, finivo direttamente al muro, fucilata, e quindi non era pensabile, ma io e con me anche tutti i tecnici dell'amministrazione. Quindi l'importanza di manutenere in parallelo i due software, pare, dopo che le elezioni del domenica, due domeniche fa, adesso stiano chiudendo, e spero, così mi hanno raccontato, che entro primavera si dovrebbe risolvere il problema, quindi lo switch off definitivo dal precedente fornitore, e con il nuovo si accede a NPR. E lì, tornando a Maria Pia, è vero, la manutenzione c'è stata, ma ho fatto un conto che solo nel 2020 Roma Capitale ha risparmiato, solo per questa cosetta qua, 9 milioni di euro. Immaginatevi, per i romani che mi sentono, quante buche rattoppate, quanti autobus nuovi comprati, quante scuole aggiustate perché ci hanno il soffitto rotto. Ecco, solo quest'anno, più ci sono stati quelli precedenti, ci saranno i successivi. La pubblica amministrazione ha bisogno, credo, anche di politici che abbiano un minimo di competenza. La facciamo una scuola di digitale per i politici, per aiutarli, per digital soft skills, come dicevamo prima di cominciare, Roberto, competenze che servono al politico per essere in grado di non farsi fregare dal tecnico, dal dirigente, perché magari anche soltanto per ignavia, non obbligatoriamente per malaffare, io su questo non... A volte l'ignavia, abbiamo sempre fatto così, è una delle cose che mi sono sentita dire più volte quando ero a Roma, abbiamo sempre fatto così, e diemo se cambia, non vedo perché no, è chiaro che è più comodo, e così come con il software proprietario, abbiamo sempre fatto così, è più comodo, ma abbiamo il dovere, secondo me, il dovere morale, etico, insieme, e non so più come dirlo, davvero insieme, non so se ho risposto alla tua domanda, Roberto, dimmi. Sì, tu. Sì. Cioè, guarda, c'è un altro aspetto che volevo sottolineare. Vai. Io sono convinto che dire open source non si riduce a considerare la licenza. Quindi non è soltanto una questione di avere la licenza aperta. Questo lo dico perché in passato io sono cresciuto sull'open source, leggendolo, studiandolo, ho scritto software open source, partecipando anche a progetti della Free Software Foundation. E poi ho visto software della PA rilasciati con licenza open, quindi con la disponibilità del codice sorgente. Bene, quello era software che dal punto di vista formale era open, però dal punto di vista sostanziale non lo era, perché era scritto in modo talmente oscuro, talmente illeggibile, immanutenibile, che di fatto era un software chiuso. Ovviamente questo stato di cose non era casuale, ma era legato al fatto che il fornitore, pur costretto appunto a rilasciare software con licenza open source, voleva creare una situazione di lock-in, una situazione in cui fosse lui stesso e lui solo a essere in grado di manutenerlo. Quindi c'è anche un tema di capacità del committente, della PA, in questo caso, nel interagire col fornitore e costringerlo a osservare, diciamo, rispettare gli articoli 68 e 69 del CAD da un punto di vista appunto sostanziale, quindi scrivere software che sia veramente open, che sia veramente leggibile, veramente mantenibile, e non illeggibile pur essendo il codice. Questo però rientra nelle specifiche tecniche che uno mette nel capitolato, e poi come lo valuti? Devi essere un tecnico competente per valutarlo, non deve essere una semplice commissione. Come faccio a guardare se quel software è davvero come dici tu? Guarda, secondo me, se posso dire la mia, c'è un fraintendimento sull'open source, sul fatto che quando si parla di riuso, non è soltanto chi riceve deve riutilizzare il software messo a disposizione dall'amministrazione che per prima appunto lo ha reso disponibile, ma deve esserci anche un feedback, no? Deve esserci anche un ritorno delle amministrazioni ricevente: faccio modifiche, devo farle nell'ottica di integrarle nel progetto di partenza. Ed è questo che secondo me manca, ed è mancato anche nelle linee guida di cui parlavi, cioè l'idea che appunto ci sia un ciclo continuo
che investe in, appunto, l'open source. Quindi, guarda, Attilio Romita scriveva in chat una cosa corretta che è importante che si sappia, forse, che potremmo e dovremmo riprendere, perché ormai è un po' datata, credo che abbia 5-6 anni. Era un libro ovviamente sotto Creative Commons, quindi aperto, scaricabile da chi che sia, si chiama, fatto con Stati Generali dell'Innovazione, con molti anche non soci, quindi copartecipazione di tante persone competenti, si chiamava Le parole dell'innovazione che un politico non può ignorare. Che cosa aggiungeva a quello che io potrei trovare già andando sul motore di ricerca? Era intanto una singola pagina per ogni parola, quindi nessuna, massimo due, non una sbrodolata infinita per cui il politico non ha tempo, vuole sapere velocemente cosa significa open data, così parliamo di qualcos'altro. Bene, c'era che cosa significa, poche righe, la normativa vigente a livello europeo, nazionale e regionale, e questa è la cosa importantissima, perché fin qui la trovo anche online, se sono capace di cercare sul motore di ricerca ce la posso fare. Ma la cosa più importante è perché un politico se ne dovrebbe occupare. E una pagina sola, mancano molte voci, ma c'era quella sull'intelligenza artificiale già allora, c'era già open source allora, andrebbero aggiornate, ma secondo me c'ha ragione Attilio, adesso secondo me vale la pena di riprenderlo in tanti e obbligare i politici, e poi li interrogo io quando li vado a votare la prossima volta, non ti voto se non sai che cos'è quello che c'è scritto lì, non ti voto più, perché questa è una cosa terribile. O no? Proviamo? Proviamoci. Insomma, se restiamo alla lettera, no, della cosa, e non, invece non costringiamo poi la politica o comunque chi decide, no, anche l'amministrazione stessa, a occuparsi poi dello spirito della cosa, no? Lo spirito del, per esempio, open data. Quando parliamo di open data, naturalmente io posso. Ma quello è un tema che ovviamente tu conosci. Conosci sulla tua pelle da sempre. E secondo te lo stato dell'open data in Italia è accettabile? No. Nonostante che magari no. Gli obblighi di legge in parte siano assolti, ma no. Anche quando sono assolti? Certo che no. No, purtroppo no. È perché la mia risposta è sempre la stessa. Da una parte le comunità open data sono N, e qualche volta lavorano insieme, qualche volta no, e questo è il problema, non sono sempre riuscite ad arrivare alla politica. Io voglio, vorrei, va, diciamolo più gentilmente, ma davvero che tu politico, che ti candidi alle prossime, a sindaco della mia città, a presidente della mia regione, a gestirmi al governo, che tu firmi che quando andrai al potere locale o nazionale che sia, farai quelle cose lì. Se no, io se non firmi, non ti voto. Sarebbe un bel ricatto se fossimo quei 20-30 milioni di italiani che dicono così, non ci riusciremo, proviamoci. Sì, Nazareno diceva giustamente, gli esami dei candidati invece dei loro monologhi. L'esame, lo sai che cosa significa open source? La risposta media del politico medio è gratis. Abbiamo avuto un esempio lampantissimo di arrivare anche di alta qualità di open source adesso, no? Abbiamo negli ultimi mesi e tuttora, certo. No? Certo. A parlarne, ed è immuni. Ovviamente non vorrei fare un episodio sui Muni, però è anche vero che nonostante il fatto che Muni sia open source, questo non ha, se non magari come sia ambienti, non ha elevato, diciamo così, la fiducia dei cittadini nei confronti del governo, dell'amministrazione. Anzi, se posso dire una cosa, gli stessi tecnici, no? O quantomeno parte dell'opinione pubblica informata si è rifiutata di considerare il codice sorgente. Io ho parlato anche con tantissimi, no? con molti giuristi del digitale, per esempio, no? Che di fronte all'invito ad andare a leggersi il codice hanno detto no, ma non ci riguarda, perché comunque sul governance che il codice sorgente sia disponibile o meno non ha a che vedere con la governance. Io però l'ho visto che c'è un giuristino in questa chat. Non c'hai voglia di rispondere ai giuristi che sono presenti e che ti ascoltano, io volentieri, se sono, perché in realtà però per rispondere restando sull'open source, non puoi pretendere che mia nonna
ma anche mia sorella, che è medico, quindi non è proprio poverina, lontana dal mondo delle tecnologie, ma è medico, che dica scarico Immuni perché è open source. Se decide di scaricarla lo fa per altri motivi. Il giurista, che è un bravissimo giurista, che decide di scaricarlo, non lo scarica perché è open source, lo scarica se vuole, perché per altri motivi, e se non lo scarica anche per altri motivi. Ecco, Rita Bencivenga che scrive: ci sono enti e amministrazioni particolarmente bravi a far capire ai cittadini l'importanza per loro dell'open source nella PA, punto interrogativo, è a spiegare con termini chiari a chi non capisce aspetti tecnici, a raccontare il problema dal punto di vista dell'utente. Io guarda, posso parlare per me, in 30 anni che faccio abbondanti, che faccio consulenza alla pubblica amministrazione, tutte le sante volte che io ho parlato a un politico che non aveva la più pallida idea di che cosa significasse software open source, quando glielo ho spiegato ha detto: hai ragione, dovremmo farlo. Perché sono le motivazioni che dicevo prima, non sono tecnologiche. Non ti incateni, garantisci accessibilità, non c'hai lockdown duri, vai a guardare che cosa fa quel software e quindi se fa qualcosa di nascosto lo scopri prima, lo puoi regalare a terzi, quindi l'etica, la sostenibilità, tutto quello che... Lo capiscono al volo quando gliela racconti così, perché non gli devi dire... No, il problema è che spesso... Fatemi, sono informatica, ma i nerd, gli informatici, ahimè, parlano da nerd e la gente comune non li capisce. E il politico forse addirittura è sopra. Quindi è un po'... comunque, giustamente, Andrea dice magari Immuni fosse open source, poco più di un cruscotto, vabbè, questo è un altro problema tecnico. Maria Pia... Il problema dell'opzione è visto solo dal lato delle PA, mentre sarebbe necessario un maggiore coinvolgimento, giustamente, delle imprese software che dovrebbero scrivere open. Ci sono, è vero che andrebbero coinvolte, ma qui la pubblica amministrazione potrebbe coinvolgere e dire: ok, io mi sono scaricata quell'applicativo de Sidi in Barcellona, giusto per non fare una roba che di questi giorni se ne parla in tante chat diverse, che è una piattaforma partecipativa open source del Comune di Barcellona. Bellissima, fatta da Francesca Bria, una cosa fantastica, c'ha dentro praticamente tutto ed è super open, quindi chiunque se la può prendere e adattarla a casina sua. Che cosa può fare un'amministrazione? Dire: ok, ci credo, mi piace, l'ho vista, aiutatemi, io la posso scaricare perché fin lì ce la posso fare da sola con i miei tecnici, se ce n'ho, poi attenzione, non ci sono solo amministrazioni grandi, c'è anche il comunello di 10-15 mila abitanti che non è detto che abbia un informatico competente, però è in grado di fare una gara dicendo: lo voglio open source, lo scarichi perché Desilin mi piace proprio tanto, faccio una gara solo per avere assistenza e manutenzione, e lì si va a quello che diceva Maria Pia. Così ho la certezza che vincono le aziende del territorio. Poi nessuno mi impedisce a me di mettere dei requisiti che voglio che sia quello che vogliamo noi. Ma comunque non mi risponderà forse un'azienda di New York, è più facile, o di Helsinki. È più facile che mi risponda un'azienda della mia zona, perché deve venire lì, manutenere e quant'altro. Perché no? Ma quindi Flavia, tu per esempio in una situazione di questo tipo stai immaginando che la PA debba mettere lei a disposizione dei cittadini, degli utenti, la piattaforma, e non invece una situazione in cui la PA mette semplicemente a disposizione delle PA e quindi dei punti di ingresso per la cooperazione applicativa e lasci poi fare al mercato, no? Questo potrebbe essere una questione. Facciamola alla rovescia: io ho bisogno di comprare il software per la ragioneria, così non parlo né di Immuni, il software della ragioneria. No, ma sai, decidi, non lo devo comprare, lo scarico. No, appunto, però... lo trovo su GitHub, sì. Lo scarico. No, lo so, però tornando un attimo a questo. No, invece io voglio dirtela più dura. Io voglio comprare il software per la ragioneria, per fare le buste paga dei dipendenti del mio comune. Ecco, anche lì non c'è un repository, e questa è un'altra cosa importante, di tutti i software riusabili. Io ci sto provando da 20 anni, qualcuno mi aiuti, dove io per parole chiave posso andare e scrivere ragioneria, contabilità, buste paga, cerco all'interno di questo repository, trovo le 7 amministrazioni, se ce ne sono, che hanno già fatto e ce l'hanno in casa
ai sensi del codice di amministrazione digitale ce l'hanno riusabile. Guardo quello che mi assomiglia di più, magari telefono al sindaco, al dirigente, non importa, di quell'amministrazione, scelgo, ok, ho scelto Desidim, così torno alla tua domanda, ho scelto Desidim Barcellona perché lo usano già al comune di Vattelapesca di sotto, non importa quale. Bene, a questo punto faccio una gara dicendo, io ho scelto Desidim, voi datemi gli strumenti tecnologici per gestirlo, mantenerlo nel tempo, aggiungerci qualcosa perché a me servirebbe un po' di più così. Poi Maria Pia, io leggo perché così anche chi ci sente non da piattaforma sente le domande delle chat. In USA le imprese che fanno software sono sostenute da investitori privati, vero anche questo. Attilio scrive, forse le pubbliche amministrazioni, soprattutto le piccole, dovrebbero cominciare a imparare a copiare. Assolutamente sì. Beh, è obbligatorio, Attilio, Camma fa. Sì, però, si può fare. Però, Flavio, se io sono da un'amministrazione, ho bisogno di un software per la segreteria. Io vado, se sono una piccola amministrazione, mi arrangio e uso e chiamo il fornitore sotto casa. Se sono una grande amministrazione, vado su SAP, su Oracle, eccetera. Non vado, quindi sempre software su Fermi. Purtroppo è difficile che io pensi di installarmi oggi il software in on-premise. Va bene, ma software as a service va bene, ma allora decidiamo quali sono le altre di garanzie che io voglio. Se vogliamo parlare di cloud, Agile ti ha provato, no? Con le circolari Agile ti ha provato, ma anche l'ex garante della privacy ci ha provato dicendo che il cloud della pubblica amministrazione dovrebbe essere in Italia. Io concordo. Quando Amazon ha aperto il centro di elaborazione dati qui a Milano, no? Qualche mese fa, è stata salutata come il messia. Perché? Perché magari ci si immagina che porti posti di lavoro, perché ci si immagina che ci sia una interazione più stretta con l'impresa e così via, e con la pubblica amministrazione. Perché quindi c'è questo entusiasmo quando appunto abbiamo a che fare con questi grandi player e invece non abbiamo la capacità di giocarcela in casa come proponi tu? Non lo so, perché non c'è qualcuno che forza in questa direzione? Perché non c'è? Quando ero a Roma io l'ho forzato, ho fatto intanto una delibera dopo quattro mesi, subito, di giunta, in cui ci si impegnava. E per fortuna il giorno stesso in cui sono andata via, il direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale ha fatto quello che io gli avevo chiesto una settimana fa, quindi prima di essere mandata via, quello che gli ho chiesto, ovvero un atto in cui chiedeva, essendo RTD, quindi responsabile della trasformazione digitale, della transizione digitale, ha chiesto a tutta la struttura, a tutte le sacrosante strutture, quando acquisite software, quando volete, primo, sentite me, perché ci potrebbe già essere, perché vi potrei aiutare a comprarlo, acquisirlo in maniera più efficiente, perché lo chiedete di tipo A, invece vi serve di tipo B, perché vi aiuto a eccetera, perché giustamente il dipartimento scuola, urbanistica, sociale, lavori pubblici, ditemelo voi, non sono informatici. Chiedete al dipartimento trasformazione digitale e questo lo ha fatto e io credo che questo, però poi come andranno avanti non lo so. E Michele dice che manca in Italia la cultura per avere una classe imprenditoriale seria e capace di affrontare innovazioni. Io temo che manchi in parallelo quella politica, la classe politica, ahimè, non sempre capisce di tecnologie. Non mi fate dire cose che non è carino dire, ma veramente nella mia vita ne ho visti tanti di politici che appunto a domanda dico, ma scusa, ma perché non adottiamo lì open source? Ma gratis, anche è nata vuota, che camma fa. È veramente pesantissimo. Leggeremo il libro che suggerisce Michele, se la Apple fosse nata in Italia lo leggerò, credo che mi metterò a piangere dopo che lo leggerò. Il titolo mi fa venire un po' di ansia, ma lo leggerò, giuro. Io non lo so se ci sono persone in chat qui che hanno voglia di dire la loro in questo, io per me è volentierissimo.
Ancora qualche minuto ce l'abbiamo. Ti farei un'altra domanda, Flavio, sempre sulla. Colgo proprio lo spunto dalla osservazione di Michele Pinasse sull'Apple in Italia, no? E ti chiedo: oggi parliamo di sovranità digitale in Italia e a maggior ragione in Europa. Ma per avere la sovranità digitale, cioè l'indipendenza da soggetti esterni all'Unione, dovremmo avere internamente soggetti paragonabili a quelli, quindi la capacità di produrre tecnologie, di produrre processi, di produrre anche un sistema organizzativo, economico, eccetera, no? Contorno della tecnologia. Tutto questo non ci siamo. Secondo te l'open, non soltanto source, ma knowledge, open access, eccetera, che ruolo può avere in tutto, da questo punto di vista? Mi viene in mente una frase non mia, ma sono sicuro che sapete di chi è, che ogni cammino, seppur lungo, parte con un primo passo. Se noi non facciamo mai questo primo passo, non arriveremo da nessuna parte. E noi, e quando dico noi, intendo la comunità dell'open source, ha un dovere proprio per spingere alla sovranità digitale in Italia. È vero che oggi noi non abbiamo né competenze né aziende sufficientemente solide finanziariamente da poter competere con GAFAM, e altro non dico. Sono grandi, grossi, potenti, ricchi, fanno lobby ovunque in maniera fantastica. Abbiamo in Italia, forse sì, in Europa sicuramente un po' di più, ma se non facciamo squadra, ancora una volta, quindi noi abbiamo bisogno, per arrivare alla sovranità europea, contento, poi io personalmente mi sento volentieri europea e non solo italiana, quindi sì, una sovranità europea per il cloud, per molte di queste cose di cui abbiamo discusso. Io credo che non ci siano molte alternative. E c'è un articolo in cui si cita di Napoli, comunque leggeremo anche questo. Non lo so, ma non ho intenzione di demordere, semplicemente perché credo, ma non perché, ripeto, non perché sono integralista, perché sono convinta che sia la scelta giusta, giusta eticamente, giusta, perché no, anche economicamente, che dia da lavorare alle aziende del territorio in un momento così drammatico come questo economico, post pandemia, che tutta Europa, il resto del mondo, ci penseranno gli altri, sta vivendo. Ma perché non decidere che le tecnologie sono un'opportunità per crescerci sopra? E quindi fare squadra tra gli stakeholder, pubblica amministrazione e imprese, che insieme possono le une con le altre fare meglio il loro lavoro e offrire disponibilità finanziaria per. A proposito di sovranità digitale, sappiamo tutti che esiste il progetto Gaia X, che è un progetto, diciamolo così, in modo semplice, di implementazione di un cloud europeo, che poi sarebbe la realizzazione della strategia europea sui dati. Ebbene, non tutti sanno che come Utopian abbiamo chiesto di partecipare alla. Ovviamente noi siamo abbastanza siamo piccoli, no? Quindi c'è stato risposto gentilmente che al momento sono gradite soltanto le grandi aziende. Peraltro GaiaX è gestita quasi completamente da SAP, da Deutsche Telekom, no? Però per esempio potrebbe, italiani non ce ne sono a quel tavolo, tu parli di fare squadra, perché non proviamo a fare questo? Invece? Quindi metterci insieme tutti noi, sia mondo associativo, sia anche pubblica amministrazione, stakeholder italiani, e chiedere che una rappresentanza italiana su quel tavolo appunto ci sia, perché non c'è. Perché no? Tanto mi hai fatto venire in mente, mentre hai detto siamo piccoli, tu sei troppo giovane, ma c'era una canzone di Rachel che diceva noi siamo piccoli ma cresceremo. Ma sei vivo, a quando l'ha fatta sta canzone, perché era qualche secolo fa. Però ecco,
questo è un hashtag ormai che vendo da molto. Sì, ma non mi interessa. Perché no? Sì, quindi no, yes, butter, ma why not? Proviamoci. Nella peggiore delle ipotesi, continua ad andare male come è andata negli ultimi 30 anni. Io non vedo perché no, e chi ci ferma dal provarci, se non noi stessi, appunto, un po' di fatica, perché è innegabile anche quella. Non lo so, io ditemi voi se ci sono altre idee, altre proposte. Non abbiamo parlato, per esempio, di open access, che invece è un tema che a te stava sì, fuori, anche a me naturalmente. Open access mi piacerebbe tanto, ed è un problema anche lì. Il problema che capisco quando me ne parlano, mi dicono open access, per chi non lo sapesse, è la possibilità di pubblicare con licenza aperta gli articoli dell'università e della ricerca. Il problema è che le riviste su cui è obbligatorio pubblicare, perché se non hai pubblicato almeno un tot di paper su articoli, su riviste di settore precise, non fai carriera, quindi non diventi da associato a ordinario e cose di questo genere, quelle riviste si fanno pagare. Quindi mettere su open access e quindi diffondere non te lo fanno fare. Non so come uscirne anche da qua. Questa per me è ancora più difficile, sinceramente. È anche più assurda dell'open source, perché poi effettivamente chi finanzia quelle riviste, quelle fascia eccetera, sono comunque le università, no? Sia perché... Senti, sai che mi hai fatto venire in mente che adesso ho visto che ho due o tre personcine competenti di open access nella mia vita. Potremmo fare un altro seminario ad hoc su open access, eh? Certo. Me gusta. Quando vogliamo. Va bene, poi ne parliamo. Volentieri. Non so se ci sono anche qui persone che hanno voglia di esserci quel giorno, volentieri, che hanno voglia di dirla loro su open access, perché no? Perché c'è anche quell'elemento. Beh, c'è anche il tema di open access degli standard, perché vedo che c'è Andrea Caccia, per esempio, no? Già. Che è un tema anche abbastanza, come dire, delicato, perché poi ci sono norme europee che dipendono dall'implementazione da standard che però non sono open access, quindi comunque costringono all'acquisto dello standard stesso. C'è Michele Pinassi che dice: sull'open access si sarebbe anche da notare un aspetto, le ricerche basate su soldi pubblici appunto vengono poi vendute a riviste private. È quello che dicevo, esatto. Quindi spesso gli atenei pagano due volte, esatto. E anche tre volte, perché poi c'è anche la peer review che invece è fatta gratis da persone pagate sempre gli atenei. Bravo, assolutamente sì. Ragazzi, non mi fate andare a letto triste stasera, però fatemi uscire con qualcosa di un po' più divertente, se no mi metto a piangere appena chiudiamo la connessione. No, no. Io vorrei, ecco, intanto davvero il lancio che ha fatto Attilio su riprendere in mano le parole dell'innovazione, che un politico non può ignorare, una. Due, il disegno, aggiungere quelle due virgole a una legge. Gabriele, dici la tua, già che ci sei, se si può regolamentare dicendo nella sezione amministrazione e trasparenza pubblicate tutte le gare in cui non avete comprato licenza libera ma proprietaria, e la motivazione. Vai. Ciao a tutti, ciao Flavia. Veramente noi è dal 2004 che si dice questa cosa qui, se non mi ricordo male, no? Da quel Open PA di Tirrenia, se non mi ricordo esatto. male. Mamma mia. E ti ho sentito dire anche quelle stesse cose, anche che hai detto stasera, in quella bellissima riunione degli Stati Generali a Roma, nella quale mi hai invitato, dove credo di sapere qual è il nome di quel politico che ti disse no, ma bisogna farlo. Credo che inizi per D e finisca per Avide, il nome di battesimo. Però poi dopo, alla fine, insomma, mi sembra che le cose insomma, non siano andate poi esattamente nel modo con cui che si sperava. Via, insomma, c'era tanta. Mi ricordo che il giorno lì c'era tanto entusiasmo, soprattutto su questi temi e su queste cose che poi alla fine sono civiltà, niente di strano. Sono assolutamente best practice di civiltà e niente di costringente o niente di disarmante per quello che sono le multinazionali. Anzi, sono
come ha detto anche Roberto, diciamo citandola nella sua veste patologica, purtroppo gli imprenditori pensano che sia ulteriore lavoro. In realtà è una filiera che si implementa e sconfigge attraverso una coscienza critica questi bug enormi che abbiamo nell'utilizzo di software proprietari. E, è un po' quello che cerchiamo di fare con le varie associazioni alle quali afferisce anche Roberto, per creare una coscienza critica, per conoscere la nascita e la vita, l'acquisto e l'utenza e la fruizione della tecnologia e dell'innovazione. Manca quello oggi, manca una coscienza critica che ad oggi è riservata soltanto a un buon numero di persone, ma ancora troppo poco secondo me. E riguardo all'ambiente, del quale non si dovrebbe parlare, ma io lo posso fare, nella politica io credo che sia molto molto acerbo la questione, che siamo proprio di fronte a una carenza totale di visione sull'argomento. Quindi io sono d'accordo con te, andiamo e facciamo. Ma anche a scuola, no? Durante il lockdown i bambini, o meglio le scuole, all'improvviso hanno dovuto adattarsi e trovare piattaforme con cui fare formazione. Bene, hanno preso, indovinate quali, quelle che gli venivano più facilmente, che erano più famose, più magari che erano già manutenute, perché magari c'erano già un contratto con l'azienda che guarda caso includeva anche la piattaforma di videoconferenza. Va bene, durante il lockdown, emergenza in emergenza, si fa la qualunque. Siamo usciti dall'emergenza, sono passati un po' di mesi da quando, da maggio, quando è finito. Adesso torno alla lettera alla ministra Azzolina. Nelle scuole, perché sono scuole, nelle scuole pubbliche ovviamente, si devono adottare soluzioni aperte. Ci saranno ancora lezioni online? Può darsi, bene, soluzioni aperte. Nelle pubbliche amministrazioni hanno dovuto fare le giunte online, al volo, per carità, non potevano non fare giunte o consigli comunali. Fantastico, hanno scelto piattaforme la prima che gli capitava sotto il naso, guarda caso, perché loro sono più lobbisti, più bravi di noi, lo ripeto, ma adesso è il momento di cambiare. Infatti mi dice, in Toscana Pinazzi dice, letteralmente imposto Microsoft Teams, e le scuole, anche quelle che avevano scelto, fantastico, si sono dovute adeguare. Chi l'ha imposto? A livello la regione? L'assessorato, il direttore, chi della Toscana? Perché una cosa è, se me lo dice il politico, una cosa se me lo dice il tecnico. Dalla regione, purtroppo la regione può essere sia il dirigente che l'assessore. Ma peraltro, le nuove sei regioni elette di fresco, hanno tutte un assessorato dedicato? No? Da noi no. In Toscana no, appunto. Però abbiamo un assessore un po' particolare, diciamo molto frizzante, mettiamola così, che potrebbe essere visto con tutte le accezioni, così Flavia me lo passerà, che ci sta abbastanza attento. Tra l'altro io non sono un suo elettore, quindi lo posso dire tranquillamente. Antonio Mazzeo credo Vero. Sia l'unico personaggio politico delle regioni delle elezioni regionali in Toscana che si sia mosso per dietro Vero. A questo. Non dovevi dirlo, perché adesso io gli rompo le scatole finché non fa qualcosa. Sì, ma lui però presta orecchio, è bravo per queste cose qui. Infatti, grazie di avermelo suggerito. Vado. Forzarla su questa cosa. Non faccio un tempo a mettere giù che gli ho già mandato una mail. Guarda. Bravo, bene. Salutamelo caramente ed è pure la colpa. Sarà contento. Possiamo invitarlo al webinar. Bravo, ecco. In cambio dell'impegno sull'open source. Sì, assolutamente. Vai. Bene. Bene. Io ringrazio tutti, ovviamente se ci sono domande. Ecco, il Nazareno dice che il ministro di giustizia ha imposto Teams nei tribunali, è fantastici. Beh, un sacco di amministrazioni. Si è mosso, adesso rompo le scatole anche a buona fede. Tanto io a rompere le scatole sono bravissima. Se volete, ci sono anche amministrazioni, anche organi tecnici, tecnologici, agenzie tecniche, no? Che comunque usano Teams, usano quelle di Microsoft. Sì, allora, tra l'altro avete visto il link che ha pubblicato qualcuno prima, il link dei servizi GAR con OpenMeet, e lì lo fa il GAR, c'è anche dietro la super tecnologia
siamo coperti anche da quel punto di vista lì, perché uno dice, sai, l'aziendina o i quattro nerd nel garage, il GAR, di più non si può domandare, no? Quindi potremmo spingere. Bene. Quindi, Flavia, grazie a voi. Grazie a tutti, io vi invito al prossimo webinar lunedì prossimo e parleremo tra l'altro di una creatura di Flavia, che è stato generale dell'innovazione, non con Flavia però, ma con Fulvio Namasso, che è stato il successore di Flavia alla guida di SG. Bene, grazie ancora a tutti, buonasera. Grazie a voi, buonanotte, buona serata, grazie davvero.